Quella che vi sto per raccontare è la storia di uno scandalo che ha a che fare con il mondo della sanità. Un medico, la sua equipe, altri medici e il proprietario della struttura, la Santa Rita a Milano. Una clinica che diventa la clinica degli orrori. La cosa vergognosa, voglio dire, se controllano le cartelle, tu lo sai che è il principe di queste cose bregamassone, no? Il problema è che lui deve capire che non può far venire a lavorare dei banditi. Adesso vengono dei medici che sono altro che da denunciare per truffa, sono dei criminali e quindi buonanotte suonatori. Alla Santa Rita hanno truffato lo Stato per milioni di euro. Hanno commesso lesioni gravi e gravissime ai danni dei pazienti. Un medico, il chirurgo bregamassone, è stato accusato per l'omicidio volontario di 4 persone. Cioè tu o fai 15 polmoni o altrimenti non puoi pagare un'equipe. E per fare 15 polmoni, auguri. In quella clinica è accaduto che una donna di 88 anni venisse operata 3 volte. 12.000 euro per ogni intervento, quando ne sarebbe bastato uno solo. Una 65enne malata terminale di tumore, con metastasi ovunque, è finita sul tavolo operatorio per puro accanimento. È morta dopo lunghe e terribili sofferenze. È incredibile, ecco. Cioè, che bisogno ha? Il malato non scappa, non è che muore domani mattina o oggi pomeriggio se tu non intervieni, no? Capisce? Questo è il problema. E poi soprattutto non si può fare a tutti la toracotomia per andare a vedere che cos'ha. È l'ultimo stadio, è l'ultimo step, non è il primo. Intercettazioni, pedinamenti, una montagna di cartelle cliniche sequestrate e analizzate. Un lavoro enorme e più di un anno di indagini. Per scoprire che a volte ci sono medici che commettono reati gravi e malati che ne subiscono le conseguenze. L'ha asportato il pezzo di polmone. E come? E come? Di un nodulo che mia figlia non aveva. Ho scoperto che sono stata operata inutilmente. Macellaio, guarda, dico la verità. È morta a causa dell'intervento. È una storia drammatica. È un viaggio verso l'orrore. È tutto qui dentro. Intercettazioni, file, documenti, informazioni, video. 14 ordinanze di custodia cautelare contro i primari ed altri medici della clinica convenzionata Santa Rita a Milano. L'inchiesta che ha portato all'arresto di 13 medici e del titolare pesantissimi i capi di imputazione. La clinica degli orrori, operazioni inutili, crudeltà, morti sospetti e scandalo a Milano. Truffa, ma anche omicidio volontario e lesioni gravissime. Milano e la Lombardia, una città e una regione in cui la sanità è considerata una delle grandi eccellenze nazionali. L'anno in cui comincia questa storia, il budget in mano al governo della regione sul sistema salute ammonta a 17 miliardi di euro. Una cifra enorme. Quasi la metà finisce in mano alle cliniche private. Tanti soldi, ma anche molti illeciti. Quell'anno i pubblici ministeri Tiziana Siciliano e Grazia Pradella, insieme al colonnello della Guardia di Finanza Cesare Maragoni, stanno controllando i conti di alcune cliniche private della Lombardia che raggirano lo Stato attraverso un meccanismo di rimborsi gonfiati. Tra queste, anche la clinica Santa Rita. È in questo garage che iniziano le indagini. Ed è qui che la Santa Rita e i suoi medici finiscono sotto controllo. Troppe coincidenze, troppi numeri che non quadrano, troppe persone che non sanno, non è possibile. C'è qualcosa che non torna, c'è puzza di bruciato. Ecco perché il colonnello Maragoni e la sua squadra sono entrati alla Santa Rita. Stanno sequestrando 4.000 cartelle cliniche. Pensano a un reato per truffa da parte di quasi tutti i medici della clinica. Le cliniche e gli ospedali a volte sono dei bunker. Tutti sanno ma non trapela niente. Conviene. Alla fine ognuno ne ricava qualcosa. E i malati? Loro, voi, che ne sapete? Niente. Ma non importa, a voi basta guarire. O pensare di essere guariti. Ah, a proposito, è da questo momento che partono le intercettazioni telefoniche. È così che inizia la giostra. È così che inizia questo bel viaggio verso l'inferno. È facile dare una definizione in poche parole di quello che è potuto accadere in Santa Rita, nel reparto di chirurgia toracica, sotto il profilo etico
ancor prima che giuridico, un qualcosa di inspiegabile, o meglio di inaccettabile. Il 5 luglio del 2007 è il secondo giorno di intercettazioni. Renato Scarponi, primario del reparto di ortopedia, parla con Stefania Cuzzolini, una funzionaria dell'amministrazione della clinica Santa Rita. I due discutono in maniera piuttosto disinvolta di un chiodo femorale. Venerdì scorso è stato aperto erroneamente durante il posizionamento di un chiodo PFM lungo una lateralità di chiodo sbagliato sinistro al posto del destro. Allora Filippi ha detto: apritemi quel chiodo. L'infermiere ha preso in mano quello con la S, nessuno se n'è accorto, l'ha aperto, però c'è una diatriba perché la sterilizzazione non lo può risterilizzare perché arrivano in confezione sterile. Lo rimpiantiamo, Stefania. Ma Battista non ve lo sterilizza, cos'è che rimpiantate? Se volete parlare voi con Battista, io ci ho già parlato. Beh certo, mica lo butterà via. Io ascolti, state attenti quando aprite una cosa perché costa 455 euro più IVA. Io, se vuoi, sotto la mia responsabilità, lo rimpianto subito in qualsiasi malato. Subito quando capita la misura giusta. Esatto, però te lo rimpianto subito alla prima frattura per trocanterica. Ho capito, ma se Battista non futuro, lo sterilizza. No, per il futuro, perché si deve opporre? Scusi, è come una pinza chirurgica. No, non è la stessa cosa, perché questo è un impianto che rimane sul paziente e l'etichetta va messa in cartella clinica. Ma se il malato di 90 anni, 95 anni, ha una brevissima aspettativa di vita, allora, io ho fatto lo stesso discorso tra di me, ho detto, un paziente molto anziano, tutto sommato, si potrebbe anche. 90 anni abbiamo ogni giorno. Sapere che fine ha fatto quel chiodo? Non è stato mai più sterilizzato, è rimasto da qualche parte per oltre un mese e reimpiantato su un paziente. E lui si chiama Elio Coppini, è un uomo di 82 anni. Coppini, dopo l'impianto, viene ricoverato alla clinica Santa Rita per altre 7 volte e dopo 7 mesi muore. Ma questa è solo una piccola parte di tutta la storia. Parte di tutta la storia. Alla clinica Santa Rita comanda quest'uomo. Si chiama Francesco Paolo Pipitone, è il proprietario, è un notaio. In questa storia di lui si sentirà parlare parecchio. Parliamoci chiaro, quando un intervento viene pagato 8.000 euro e noi ne prendiamo 700, gli altri 7.300 se li intasca il Pipitone. A parlare sono la dottoressa Annabella Galasso, medico del reparto di ortopedia, e una sua amica. In prima battuta dal pretore ci va il medico a dare spiegazioni del perché un intervento che costava 1.000 euro è diventato 8.000. Non vanno ad attaccare i proprietari comunque, che comunque mettono gente dei marcioni. Pipitone prenderà i più delinquenti del mondo che gli faranno guadagnare miliardi. Nel calcolo delle probabilità, se anche li ciascano, la colpa è dei medici. E lui viene fuori pulito. Voglio dire, se prende una macchina da guerra come Scarponi, che opera anche quelli che non hanno bisogno, che si mette a contraffare le cartelle, lui guadagna. Certo. Quindi questo è l'ennesimo mezzo che danno a questi proprietari di merda di speculare. Le forze dell'ordine a questo punto vanno giù pesante e sequestrano le cartelle cliniche di tutti i reparti della Santa Rita. Non tutti, in verità. 9 su 10. C'è un reparto che si salva. È proprio il reparto del primario di chirurgia toracica Pierpaolo Bregamassone. Lì le cartelle cliniche presentate alla regione coincidono esattamente con le operazioni effettuate dal chirurgo. Gli investigatori intercettano i medici della clinica che cominciano a parlare proprio di Bregamassone.
hanno ciascato uno dei più fetenti che abbiamo, che quando sono arrivati gli avvisi di garanzia tutti erano allibiti perché dicono: ti pare che proprio a lui che fa le porcherie, più porcherie del mondo, non gli arriva? Tu sei tranquilla perché tanto quello che abbiamo sempre fatto l'abbiamo sempre fatto bene, senza problemi, eccetera, quindi da quel punto di vista no, sei tranquilla. No, ma comunque la cosa vergognosa, Vito, voglio dire, se controllano le cartelle, tu lo sai che è il principe di queste cose bregamassone, no? Non c'è bisogno che lo dica io. È incredibile, è quantomeno incredibile. Il problema è che comunque questa storia è un casino. Il problema è che lui deve capire che non può far venire a lavorare dei banditi che contribuiscono a farci finire sui giornali, perché la verità è questa, perché è inutile che lui si tira fuori dalle responsabilità. La gente a lavorare lì la fa venire lui, e finché ci sono stati gli onesti non è mai successo niente. A me è questo che mi fa arrabbiare. Fai un po' di selezione con la gente che deve lavorare per te, perché poi sbaglia uno, ci vanno di mezzo tutti. È così, ormai il mondo è marcio. Adesso vengono dei medici che sono altro che da denunciare per truffa, sono dei criminali, e quindi buonanotte, sono storie. Grazie, basta così. Ma chi è veramente il dottor Bregamassone? È realmente quel medico stimato che dice di essere? È davvero così bravo da giustificare 400 interventi all'anno? Indizi. Allora, Bregamassone vive con la moglie in un appartamento semiperiferico, non sfoggia auto di lusso. Si inizia così ad analizzare la sua situazione familiare. Il primario è figlio adottivo di uno stimato chirurgo. Cresce a pane e cloroformio, iniziando a frequentare le sale operatorie sin da adolescente. La famiglia di sua madre, poi, è proprietaria di un'azienda molto importante a livello nazionale. Ad indagare sulla Santa Rita e su Bregamassone, però, non ci sono solo i finanzieri e la Procura di Milano, ma anche quelli della ASL, quelli del sistema sanitario. Alla ASL si sono accorti che alla Santa Rita ci sono stati 12 casi di tubercolosi che, anziché essere curati con dei farmaci, come è normale che sia, sono stati affrontati con degli interventi chirurgici. Ed è il reparto di Bregamassone la colpa. Il reparto viene chiuso. Viene tolto l'accreditamento della clinica con la regione e il chirurgo viene immediatamente sospeso. Beh, a questo punto potrebbe non trattarsi più soltanto di truffa ai danni dello Stato, ma di qualcosa di molto più grave. I finanzieri sono tornati, stanno sequestrando tutte le cartelle cliniche del reparto di Bregamassone, perché lì qualcuno potrebbe essere stato ricoverato per un motivo ed esserne uscito gravemente peggiorato. Passa pochissimo e alcuni medici della Santa Rita, colleghi del chirurgo, si scatenano con le telefonate. Hanno ciascato uno dei più fetenti che abbiamo. È successo un bordello pazzesco, nel senso che siamo finiti di nuovo sui giornali col solito discorso della truffa, e invece pare che la ASL abbia condotto un'indagine. Perché questo qui ha operato un ragazzo, lui è un toracico, ha operato un ragazzo, poi l'ha dimesso. Questo è stato male, il medico l'ha mandato alla Marelli, sai dove si occupano di patologia polmonare. Dice: ma com'è possibile che uno dimesso da una toracica, no? Alla Marelli gli hanno trovato la TBC. Madonna. Questo era già andato a scuola e ha impestato la classe. Ma il problema è che hanno scoperto in questo modo, indagando su questo caso, che lui non eseguiva i protocolli per la tubercolosi. Cioè, uno va da lui non fa un minimo di indagine. Hanno scoperto che operava, cioè che tutto quello che operava lo passava per tumore dal comportamento incerto. Quindi uno che aveva un tubercoloma veniva pagato 20.000 euro come tumore. Hanno sequestrato 600 cartelle, quindi stanno andando indietro negli anni. Il problema è che sui giornali hanno parlato di truffa, ma in realtà è ben più grave. Non ce n'è stato uno che ha detto poverino. Adesso bisogna vedere se il gran capo se ne libera o se lo tiene. Sì, a parte che lui sembra che vada a scegliere con lanternino. Più fetenti sono, più lui li prende. E sai quanti soldi gli ha fatto guadagnare questo?